vi saluto tutti, vi do il benvenuto. Vi ricordo che questo ciclo di videoconferenze è stato voluto dal professore Salvatore Riolo, che saluto perché è presente e ci segue. Il titolo della serata di stasera è Il contributo alla storia di San Fratello, studio, indagini e ricerche sul periodo arabo-bizantino. Do la parola al relatore Carmelo Emanuele, che sicuramente darà delle informazioni che ci stuzzicano e ci arricchiranno di conoscenze e ci daranno un contributo, perché no, è importante conoscere la storia del nostro territorio, che in larga misura noi specifichiamo è oggetto di uno studio, perché molte cose le stiamo scoprendo durante il tempo, man mano che riusciamo ad avere informazioni sempre più dettagliate. Prego Carmelo e grazie. Buonasera a tutti. Questa sera sono anche io in una veste un po' insolita, però ci tenevo a presentare quelle che sono delle ricerche che faccio ormai da anni, soprattutto perché occupandomi del blog, inevitabilmente mi devo occupare anche della storia di San Fratello. Una storia che, come vedremo, secondo la storia ufficiale, ci racconta qualcosa che poi dagli studi, dalle indagini che io diciamo, sono riuscito a reperire, ha creato, diciamo, un buco storico, che è quello che va da Apollonia a San Fratello. Ecco, per quanto riguarda il primo secolo d.C. e il XII secolo, in questa fascia, diciamo, in questa fascia temporale, ci sono veramente pochissime fonti. Quindi, quello che sono riuscito a trovare non è frutto di una settimana o un anno di ricerche, ma è frutto di un periodo molto più lungo di ricerche, dove ho sempre messo qualcosina da parte fino a quando questo puzzle è venuto sempre più completo. L'oggetto dell'indagine è appunto il periodo arabo-bizantino, un periodo che va dal VI, V, VI secolo d.C. circa, fino proprio ai primi anni in cui sono arrivati i Normanni. In questa slide si può vedere quello che è la vita del paese, sia sul Monte Vecchio, che sarebbe appunto la barra azzurra, e come possiamo vedere nel libro Apollonia, Indagini sul Monte San Fratello, che è l'unico lavoro scientifico che diciamo, abbiamo noi a disposizione, c'è stato un piccolo momento, un periodo soprattutto normanno, in cui il monte è stato ripopolato. Contemporaneamente, sulla roccaforte, abbiamo le prime fonti di un centro abitato, anche questo normanno. È la parte prima che manca, tutta questa parte qui che bisogna ricercare. La parte gialla ho voluto inserirla perché sarebbe la vita di Acque Dolci, cioè una vita post-Apollonia, legata soprattutto alla presenza di masserie, e ovviamente la vita che nasce ad Acque Dolci negli ultimi secoli. La mia ricerca si è basata su sei, diciamo, tracce, su sei pilastri, se vogliamo. La prima, ovviamente, è l'analisi delle fonti storiche esistenti, quelle che sono i reperti archeologici che appunto sono stati elencati nel libro che ho citato prima, tracce culturali, linguistiche e toponomastiche che hanno resistito, diciamo, che si sono portate avanti nel tempo, analisi dei culti religiosi. E poi anche la logica e la statistica che in qualche modo hanno contraddistinto un po' la storia. E una comparazione storica anche con le tradizioni orali, perché spesso dietro una tradizione orale si nasconde qualcosa di vero. In questa slide, in maniera anzi abbastanza rapida, ho raccolto quelle che sono diciamo, momenti chiave della vita di Apollonia, perché Apollonia nasce nel IV secolo a.C. da coloni greci che hanno in qualche modo colonizzato un precedente centro siculo, e poi nel secondo secolo d.C. non si hanno più notizie di questa città. Quello che si vede nella slide è l'estensione di Apollonia quando è nata, tra il IV e il III secolo, e poi la distruzione che è stata fatta intorno al III secolo a.C. Però diciamo che il periodo di Apollonia non è oggetto dello studio di questa sera, anche perché se ne è parlato ampiamente anche in un precedente incontro. Cosa è successo? Che dopo la fine di Apollonia c'è stata una corsa dai monti verso la costa e successivamente dalla costa verso i monti. Il primo passaggio è dovuto un po' a quello che sta succedendo adesso. C'è stato uno sviluppo maggiore sulla costa
in qualche modo ha convinto tutte le popolazioni dell'entroterra a spostarsi verso quella che era la Via Valeria, l'antenata della nostra 113. E poi, successivamente, in base al controllo centrale che è venuto meno, sulla Sicilia, ci sono state delle incursioni piratesche che hanno portato la popolazione ad arroccarsi nei punti più inaccessibili dell'isola, un po' come tutta la documentazione araba, ci riporta. In questo frangente, cioè tra la fine di Apollonia e la corsa verso i monti, ci sono due fattori importanti, due passaggi importanti, che ad Acque Dolci c'era sicuramente, nel periodo tardo imperiale, c'erano degli insediamenti, e che durante il periodo di corsa alla montagna, la nascita di un centro abitato attorno alla roccaforte, molto più inaccessibile rispetto al Monte Vecchio. Volevo segnalarvi che nella parte bassa delle slide ho messo tutte le fonti che sono riuscito a reperire per scrivere appunto questa parte qui, quindi eventualmente chi vuole approfondire l'argomento può andarsi a riprendere le fonti che ho scritto. Cosa è successo sul monte dopo la scomparsa di Apollonia? Diciamo che in alcuni reperti trovati appunto dallo studio dal 2003 al 2005, nelle trincee aperte, hanno riportato alla luce tracce di un certo vissuto. Magari Apollonia si era già estinta, però l'idea che un piccolo insediamento, anche rurale, è riuscito nel tempo ad insistere ancora sul Monte Vecchio non è da trascurare. Perché piatti, coppe, bicchieri sono tutti oggetti che sono stati ritrovati, anche se non sono tantissimi, fino al IV secolo d.C., cioè sono oggetti di quel periodo. E poi sembra che tra il VII e l'VIII secolo, proprio sul monte, sia stato fondato un monastero basiliano, che alcune fonti, pochissime devo dire, lo fanno risalire al IV secolo. Ci sono dei passaggi, per quanto riguarda il periodo tra il VI e il VII secolo, che ho voluto in qualche modo evidenziare. La prima è questa. La Sicilia viene interessata da un importante flusso migratorio. Popolazioni che dal Nord Africa, dalla parte diciamo d'Oriente, arrivavano in Sicilia perché venivano in qualche modo, subivano delle persecuzioni. E queste popolazioni che sono arrivate in Sicilia sono quelle che si sono poi arroccate nei punti più solitari dell'isola. Un altro indizio, un altro, diciamo, un qualcosa che arriva dal D'Amico, anche se questa fonte viene considerata poco attendibile, è questo passaggio. Il D'Amico fa una specie di spiegazione di quello che vede fra il monte e la rocca. Dice il forte era situato in faccia allo scirocco, vicino alla porta d'entrata della città, di rimpetto a San Fratello. Ossia, quindi specifica che a San Fratello c'era questo castello turiano. Molto più attendibile invece è il passaggio di Rotelli. Perché? Perché Rotelli, nei suoi scritti, fa una descrizione di Apollonia che poi, quando sono stati fatti gli scavi, hanno trovato circa quello che era la descrizione di Rotelli, cioè il passaggio della porta d'entrata, di come erano disposti alcuni monumenti, sono molto attendibili. Quindi questo scritto di Rotelli diventa molto importante. Lui parla di un tempio dedicato a Venere, degli antichi Turi e Troiani, anche lui cita questo popolo. Ed è lui che parla di questo convento di padri basiliani che lo fa risalire al IV secolo, fino al IX secolo. La leggenda del Castello Turiano. La leggenda del Castello Turiano in qualche modo si va a intrecciare con la storia di Alcara, perché anche Alcara ha un Castello Turiano, però. Andando a vedere quella che è la testimonianza di Dionigi, di Alicarnasso e anche di un altro greco, patrone, questo patrone della città di Turio, parliamo sempre di una leggenda, però ricordando sempre che dalle leggende certe volte esce fuori qualche notizia che può essere utile, in realtà non costruì un castello turiano, ne costruì diversi, creò una rete, che poi in alcuni di questi furono in qualche modo negli anni diventarono proprio dei centri abitati. Quindi l'idea che il castello turiano possa trovarsi ad Alcara e uno a San Fratello è un'idea che comunque non è da non possiamo escluderla. Ecco. Ed ecco alcuni documenti che invece sono poco attendibili, che negli anni hanno prodotto poi quella storia ufficiale, quella che abbiamo visto all'inizio. Il diploma di fondazione del castello. Probabilmente vengono citati dei luoghi che sono veri, però alcuni passaggi, anche il Vasi si era accorto che erano un po'
ambigui per il periodo. Inoltre parliamo di un documento che è stato trascritto, che la prima volta è spuntato nel 1752 a Napoli, ed è firmato dal conte Ruggero, che era morto 15 anni prima. Quindi questo diploma di fondazione in qualche modo potrebbe essere tra i documenti poco attendibili. Poi c'è un atto notarile che si trova nella chiesa di San Nicolò, risalente al XVI secolo, che ci dice un po' come sono state trovate, come si è verificato il ritrovamento delle ossa, delle reliquie dei tre santi. È stato un contadino, tale Felice Lazzo, anche qui i luoghi saranno quelli, saranno sicuramente identificabili, però la presenza comunque di questo documento che è stato scritto molti secoli dopo, e soprattutto la data, perché si fa risalire questo ritrovamento al 1312, quando invece noi abbiamo notizie del nome San Fratello addirittura 2 secoli prima. E poi c'è questo importante documento che la comunità scientifica di Anversa ritiene credibile l'esistenza dei tre santi, ma giudica poco degni di fede i manoscritti esistenti postumi, perché sono un po' romanzati. Quando arrivarono i Normanni? Arrivarono sicuramente in diversi momenti, almeno tre momenti diversi. Uno è quello che va dal 1030 al 1061, che erano le operazioni militari. Uno è collegato al matrimonio di Ruggero e Adelaide, e poi sicuramente fino al 1150, per incrementare la popolazione, ci sono state una serie di ondate di persone che dal nord si spostavano verso la Sicilia, non solo dal nord, ma anche dal centro e dal sud Italia. E ovviamente questi insediamenti dei Normanni sono stati scelti in maniera strategica, perché la strategia dei Normanni era una strategia di chi voleva conquistare l'isola, quindi non potevano improvvisare. E allora qual è questa strategia? Sicuramente quella di riadattare castelli e costruzioni rurali, quindi non di costruire dal nulla, fortificare le città, controllare grandi valli e poi, importantissimo, tagliare di fatto in due la Sicilia per rendere impossibili le comunicazioni tra le grandi città in mano ai Saraceni, quindi Palermo, per intenderci, e l'area del Catanese. Un'altra importante notizia ci dice che nel Valdemone la sede che è stata scelta era San Marco d'Aluncio, quindi i Normanni da San Marco controllavano tutta la vallata dei Nebrodi. E a Caronia la costruzione del nuovo maniero è stata fatta dai Normanni, ma su un precedente castello, ce lo dice anche Edrisi nella sua opera monumentale del 1154. Qui ho fatto un excursus su quello che ho trovato negli altri paesi. San Marco già c'era, quindi era pre-normanno, lo sappiamo, ed era un importante luogo, soprattutto per quello che è stato la conquista del nord della Sicilia. Militello Rosmarino. A Militello Rosmarino si trovava poi una piccola cittadella militare che era un presidio fondamentale per proteggere il territorio a nord di Troia. Già c'era anche Alcara Lifusi, che gli arabi chiamavano Acaret, castello. Erano presenti anche Longi, Frazzanò, questi sono tutti i luoghi che i Normanni arrivarono, ma trovarono già qualcosa. E in questo caso castelli o insediamenti, anche piccoli, anche rurali. Mirto, dove c'è, anche lì si è sviluppato poi, ovviamente legato al culto del ritrovamento dei tre santi, questa fede, che la fanno risalire al 1387. Queste date ora saranno poi oggetto anche di confusione, perché probabilmente molte sono sbagliate. Caprileone, Galati Mamertino, sono tutti paesini già pre-normanni. Tortorici, ovviamente, che è molto antica. Castell'Umberto c'è una storia molto particolare perché è legata appunto a tre popolazioni che si trovavano molto vicine e che hanno dato poi vita a una serie di nuovi insediamenti. San Piero Patti, Sant'Angelo, vado avanti perché voglio arrivare al punto più importante, Caronia, come dicevamo. Ovviamente in tutti questi paesi, oltre a alcuni hanno proprio delle tracce, quindi delle costruzioni bizantine o arabe ancora esistenti, ma la maggior parte sono legate dal fatto di avere dei culti che si sono portati avanti, delle tradizioni, che quindi anche delle fonti che in qualche modo, perché il vero problema di San Fratello è fondamentalmente che si è persa traccia del nome, mentre tutti gli altri paesi hanno un nome che anche nel periodo bizantino ed arabo ci sono delle tracce, delle fonti che li riportano. Ovviamente anche Capizzi, dove c'era un quartiere greco e poi è nato anche un quartiere arabo,
Cesarò, che era un fortino e quindi era una vedetta, un luogo vedetta, e poi San Salvatore. San Salvatore, le notizie che ho trovato su San Salvatore di Fitalia sono molto importanti, perché tutta la valle del Fitalia era oggetto di, è stato oggetto di conquista dei Normanni, perché c'era una rete di torri arabe, che fondamentalmente non erano state costruite dagli arabi, ma dai bizantini. Quindi erano torri bizantine conquistate dagli arabi, riadattate dai Normanni per fare rete sulla valle del Fitalia, per controllare la valle del Fitalia, che era pienissima di queste torri. Nel territorio di San Teodoro, anche qui c'era una costruzione araba, anche a Mistretta, ovviamente, Mistretta, anche insieme a Tortorici, uno dei siti più antichi dei Nebrodi. Santo Stefano, Pettineo e Castel di Lucio sono paesi che per certi versi, Santo Stefano, parlo della vecchia Santo Stefano ovviamente, sono collegati ad un piccolo nucleo di contadini che agiva intorno ad un casale, e poi da lì si è sviluppato con i Normanni, sono diventati dei veri e propri centri abitati. A Tusa c'è una situazione molto simile a quella di San Fratello. La chiesa di San Nicolò di Pari è stata la prima matrice. Poi il culto bizantino via via si è affievolito e quello latino ha preso un po'. Ovviamente anche qui hanno raccontato una storia molto simile a quella di San Fratello. Loro dicono: nel 500 la vecchia chiesa matrice di San Nicola era divenuta ormai insufficiente. Una storia che si è sentita anche qui. E quindi bisognava rifare questa chiesa. Nel frattempo, la chiesa madre è stata spostata alla chiesa più grande, che era quella di Santa Maria, che poi ha tenuto questo matriarcato, diciamo, per tutta la storia. È una storiella che ho trovato in tanti paesi. Qui a Tusa è molto simile a quella di San Fratello. Motta da Fermo, anche qui c'era la presenza di un casseggiato. Raccuia, dove sappiamo di recente è stato restaurato un bellissimo castello. Pollina, qui c'è il famoso. Il problema del nome, perché a Pollonia, nella storia di Pollina, è stata riconosciuta lì, in quella zona, e gli arabi la chiamarono Abullonia, quindi in qualche modo continuarono questo errore, che poi nel tempo è stato corretto appunto dagli scavi che sono stati fatti a San Fratello. Ovviamente Cefalù è stata una roccaforte normanna, Patti, stessa cosa, e a San Fratello. Allora, secondo la storia ufficiale, i Normanni fecero quindi due eccezioni, non una, due, perché ripopolarono sia la roccaforte sia il monte. Però gli studi che sono stati fatti appunto con gli scavi ci dicono che sul monte, prima dei Normanni, quindi circa un ventennio prima, il monte non è stato abitato dai Normanni che sono arrivati, ma da villani arabo-bizantini. Questo passaggio è molto importante. Perché? Perché dove sono arrivati i Normanni? Nei vari paesi, soprattutto a Nicosia, faccio un esempio perché è una situazione che è successa anche a San Fratello, si sono presi alcuni quartieri, scacciando quindi quelli che erano il popolo di quel quartiere lì, che erano fondamentalmente arabo-bizantini. Ora, non abbiamo c'è solo un'ipotesi su questa cosa qui, però quei villani arabo-bizantini che hanno ripopolato il monte qualche anno prima dei Normanni, può darsi che sono quelli che fondamentalmente hanno perso la casa, hanno perso il loro quartiere quando sono arrivati i Normanni proprio sulla roccaforte. Non lo sappiamo. Però questo dato è importantissimo, perché in stretta correlazione al santuario basiliano, per rimettere in moto anche i santuari basiliani, perché i Normanni sappiamo che avevano questo tipo di politica, i cittadini che si trovavano lì sul monte non erano Normanni, ma erano villani arabo-bizantini, contadini, erano persone che comunque non avevano a che fare nulla con i Normanni. Perché ho messo questa data qui, 1138-1197? Perché sono i ritrovamenti delle monete, monete normanne, quindi sono state ritrovate in questo arco di tempo, 1138-1197. Quindi la vita sul monte con la presenza dei Normanni è da correlarsi a questa data qui. E poi ho messo questo passaggio, un passaggio che si ritrova. È un passaggio postumo, anche questo risale a qualche secolo dopo, però ci fa capire come doveva essere in qualche modo vivo il paese in termini di presenze, perché si dice che i Longobardi della zona del Monferrato si stabilirono all'ingresso del castello sul Monte Piloso, quello che sarebbe l'attuale Pizzo,
dove era la chiesa di 10.000 martiri, la più antica del paese. Questa cosa qui dei 10.000 martiri, che era la più antica del paese, viene ripresa da Vito Amico. Quelli provenienti dall'Emilia si stabilirono sul Monte San Martino, che sarebbe l'attuale Vanto. Il piano o valle o quartiere dei Greci fu abitato da minoranze bizantine e dai vecchi paesani. Anche qui specificare vecchi paesani è un passaggio che non mi è sfuggito. Anche i pochi musulmani, già integrati con la popolazione del luogo, avevano un quartiere alla periferia, detta Porta del Nero. Ora, considerando che questo passaggio può anche essere poco attendibile perché è stato scritto postumo di diversi secoli, però l'idea di inserire tutti questi dettagli fa capire che c'era una composizione nella popolazione diversa, un po' come è successo in altri centri abitati. E vediamo cosa abbiamo preso da quello che è lo studio scientifico, appunto, della Bonanno e degli archeologi. L'idea è che la popolazione del monte è una popolazione islamica, cioè siamo nel periodo normanno, però una popolazione islamica, o comunque una compresenza di tipologie diversificate. Questi sono alcuni passaggi scritti nell'elaborato. Parla di chiara matrice arabo-islamica, per quanto riguarda le case, per quanto riguarda i frammenti ceramici. E soprattutto nella seconda slide ci sono due passaggi molto importanti. Quando dice che il repertorio di alcune anfore che sono state trovate è un repertorio autoctono, perché non trova corrispondenza con quelli che sono ritrovamenti sui Nebrodi. Ha trovato qualcosa di simile a Merì, che si trova, dico, no, nessuno esclude un collegamento commerciale tra i due siti, però si trova abbastanza lontano rispetto a San Fratello. Parla di riproporre degli stili decorativi che sono propri della tradizione bizantina. Quindi stiamo parlando di. C'è mia figlia che disturbo. Stiamo parlando di periodo normanno, di una popolazione che costruisce case richiamando un po' quella che è la tradizione islamica, e che utilizza delle anfore da dispensa particolari, con una decorazione a pettine, che non trova corrispondenza sui Nebrodi, e che la Bonanno dice che, la Bonanno e gli archeologi dicono che è un repertorio autoctono, quindi proprio locale, dove si ripropongono degli stili decorativi della tradizione bizantina. È un dato molto importante, perché è pur vero che i Normanni, che sono arrivati molto probabilmente all'interno del loro esercito, avevano delle minoranze bizantine arabe. Addirittura in un convegno a San Marco si parla che solo i capi erano normanni e che tutto l'esercito era comunque di matrice arabo-bizantina. Però questo tipo di decorazione, questo tipo di artigianato non ha corrispondenza con quelli che sono i ritrovamenti sui Nebrodi, che invece sono abbastanza simili. Quindi questo, secondo me, è una notizia molto importante. E arriviamo a quelle che sono il collegamento tra San Fratello e i Tre Santi. Sappiamo che il martirio è venuto a Lentini, perché dobbiamo vedere quelle che sono le notizie vere da quelle che poi sono state un po' romanzate. Quindi queste sono quelle che sono le notizie sicure. Sono stati martirizzati, che c'è stato un trasferimento sui Nebrodi di queste reliquie. Ho messo sui Nebrodi perché alcuni documenti parlano di San Filippo, punto, ritrovamento dei lentinesi, ritorno a Lentini. Alcuni parlano che da San Filippo sono arrivati, San Filippo di Fragalà, sono arrivati a San Fratello. C'è un forte legame col territorio di San Fratello, quindi qualcosa qui è arrivato, e poi ci sono quello che è i manufatti che si trovano nel Museo di Messina. Le reliquie, quindi quello che sappiamo è che nell'Ottocento questo vescovo di Lentini, che era originario, e qui molto importante, lui non dice che era originario di Demetra, lui dice che era originario di Alunzio. È molto importante perché io oggi non dico che sono originario di Apollonia, dico che sono originario di San Fratello. Siccome sia San Marco che Alcara dicono di soprattutto San Marco che era la vecchia Demenna, beh, nell'Ottocento doveva essere Demenna, quindi questo vescovo doveva essere originario di Demenna, non di Alunzio. Invece a Alunzio abbiamo notizie che comunque fino al VI-VII secolo, in forma di piccolo borgo, ma ancora era esistente. Le fa trasferire quindi a San Filippo di Fragalà, dove lui è stato abate. E poi, intorno all'839, ma questo passaggio non tutti i documenti lo riportano, da San Filippo di Fragalà queste reliquie vengono spostate in un monastero, quello di Santa Maria, che si trovava sul Monte Vecchio.
E poi questa data che io ho voluto evidenziare, perché c'è una coincidenza particolare, nel 911 i musulmani distruggono il monastero di Santa Maria. Il ritrovamento delle reliquie l'ho posizionato qui tra il 911 e il 1105, perché la prima notizia dei santi fratelli si trova nel testamento di Gregorio, che cita questo monastero, non dice il luogo, però è un documento del 1105. La struttura architettonica, questo non l'ho scritto, però in base a quello che ho trovato, comunque lo fa risalire a questa data qui, agli ultimi a 15 anni precedenti a questa data di Gregorio. Poi noi sappiamo che la presenza di San Filadelfio è attestata da due privilegi del 1136 e del 1145. Qui abbiamo delle ulteriori notizie, e poi chi toglie ogni dubbio è il cartografo di Ruggero, che nella sua opera del 1154, nel libro di Ruggero, cita San Filadelfio, dicendo che si trova, no, non dà molte notizie, dice che si trova a 5 miglia da San Marco e a 14 da Caronia. Quindi abbiamo una certezza assoluta nel 1154. Ci sono due privilegi del 1136 e del 1145 che già nominano il paese, e poi soprattutto la prima di tutte, che è quella del 1105. La corsa di queste reliquie. Qui ho messo alcune informazioni. Innanzitutto, il primo documento ufficiale è risalente al 984, quindi molto postumo rispetto alla morte. Ci sono vari culti a Frazzanò, a Mirto, tutte con date un po' particolari perché non rispecchiano quello che è appunto la corsa di queste reliquie. Quindi è probabile che questi documenti siano stati scritti diversi secoli dopo e hanno riportato alcune date. Perché, ad esempio, la cosa che mi ha sorpreso è che la reliquia che si trova di San Filadelfio, conservata nella parrocchia di San Nicolò, è stata donata dai Lentinesi, secondo i Lentinesi. Quindi a San Nicolò non c'è una reliquia dei tre santi, ma è stata donata dai Lentinesi parecchi secoli dopo. I Lentinesi dicono di aver rubato queste reliquie nel 1517 da San Filippo di Fragalà, non citano mai San Fratello. La città cambia nome. Nel passaggio che fa nel XVI secolo Tommaso Fazzello, è un passaggio che non possiamo sottovalutare. Lui dice, quando parla di San Filadelfio, dice, e no, allora, premesso, lui ha sbagliato che le rovine non erano di Apollonia, per lui erano di Alusio. Però quando parla di San Filadelfio, che è un paese vivo in quel momento in cui lui lo va a visitare, lui lo specifica, dice, è un nome nuovo, datogli da Longobardi, secondo che affermano gli abitatori, quindi qualcuno gliel'avrà detto. Però è un qualcosa che negli altri posti lui non fa, quando cita gli altri paesi, lo dice specificamente per San Filadelfio. E poi ovviamente c'è un passaggio che lui dice perché i Lombardi, Longobardi, ebbero per loro porzione le reliquie, quindi fa questo, giustifica il perché è stato cambiato il nome. Secondo me questo è un passaggio da non sottovalutare. Andiamo a vedere quelle che sono le tracce nei culti religiosi. Innanzitutto le chiese più antiche, e abbiamo notizie di queste chiese che si trovano nel territorio di San Fratello, sono, nell'ordine, la chiesa basiliana sul Monte Vecchio, dedicata a Santa Maria dei Palazzi, di epoca bizantina, perché quello è il periodo. Un monastero basiliano di San Pancrazio sul Furiano, che probabilmente, da quello che ho preso dalle fonti che ho trovato su Caronia, non, si chiamava Furiano, ma in realtà sarebbe adesso un affluente del Furiano. Poi questo culto di San Pancrazio è arrivato anche a San Fratello, perché sappiamo che l'abbazia era dedicata a San Pancrazio, martire e vescovo. La chiesa dei Tre Santi, riedificata su quella di Santa Maria dei Palazzi, sappiamo che i Tre Santi comunque sono santi bizantini, una chiesa ignota sul Monte Vecchio, vicino a quella dei Tre Santi, e non sono stati fatti degli scavi, non sono stati completati perché gli scavi erano sul finire, però è stata trovata una piccola chiesa vicino a quella dei Tre Santi, un piccolo santuario. Piccolo, insomma, non sono riusciti a completare lo scavo, è nel settimo saggio. La chiesa di 10.000 martiri, perché in Sicilia i Normanni non dedicarono nulla a questo culto, e questo culto è un autentico mistero, perché quando questo culto è partito nel periodo bizantino, poi si è affievolito, è scomparso, e a San Fratello probabilmente in quel periodo invece era abbastanza forte questo culto, poi a San Fratello questa chiesa è scomparsa, e il culto intorno al 600 è tornato di nuovo ad essere a produrre anche chiese. Ce n'è una, per esempio, a Palermo, molto particolare. E poi la chiesa di San Nicolò, ovviamente sappiamo che è del XII secolo il culto, la chiesa di San Teodoro, di San Giacomo e San Bartolomeo, che sono inserite nel privilegio del 1136, e la chiesa di Santa Maria, che invece l'antica matrice
ti fa risalire al XIII secolo. Tra i culti presenti c'è quello di San Pancrazio, è un santo di origine orientale, la cui festa anticamente si celebrava nella data della liturgia greca, e questo si faceva anche a San Fratello. E fino al XVI secolo a San Fratello erano presenti questi culti, quello di Giuda Taddeo, di Basilio, di Dioniso, dove c'era anche una chiesa rurale, Niceto, ancora esiste il nome della contrada, di Calogero di Sicilia, sappiamo che San Calogero comunque è diffusissimo, di San Nicolo Vescovo, di Teodoro Siceliota, santo orientale, c'era un altare dedicato a Cosma, anche nella chiesa madre, di Sant'Ignazio e dei Tre Santi. Questi sono tutti santi che comunque poi hanno trovato nel culto latino la loro dimensione, però sono santi che nascono soprattutto nel culto orientale. E tra le chiese filiali, questo è un passaggio di Vito Amico, c'era quella di 10.000 martiri, che era soggetta, dice, alla Basilica Lateranense. Sacerdoti destinati che amministrarono i sacramenti come anche in San Giovanni presso i riformati. Un reliquiario di questa chiesa dice che si trova in possesso della chiesa di San Nicolò. Ora, sul culto di 10.000 martiri, perché è un autentico mistero? Perché è un culto che è esploso appunto nel periodo bizantino, poi si è affievolito, la chiesa se l'è dimenticato anche durante il passaggio dello scisma, e paradossalmente qui a San Fratello viene considerata questa chiesa la più antica. Quindi tradizione vuole che questa sia la più antica del paese. Se è la più antica del paese, non può essere un culto latino, ma è un culto che comunque risale al periodo bizantino. È chiaro, anche perché durante l'evolversi, l'ascesa della Chiesa latina, questo culto era totalmente assente. Non si ritrovano chiese di questo tipo, culti dedicati ai 10.000 martiri, successivamente allo scisma. Ma intorno al 400, al 500 e poi nel 600 soprattutto, si torna, diciamo, ad essere un culto abbastanza diffuso. Sempre per quanto riguarda i culti religiosi, qui ho azzardato un po', però l'ho preso da questo atto, da questo convegno che ho seguito. Tra le chiese esistenti c'è quella ottagonale del crocifisso, che sappiamo non essere un battistero. Allora, questa chiesa ottagonale, parliamo di una chiesa del 600, fine 1500, comunque una chiesa del 600. La forma, perché è uno studio proprio particolare, richiamano a quelli che sono i dei, quindi Gesù era visto un po' come il sole, no? Poi io ho messo anche quelli che sono i passaggi più importanti di questo convegno che mi hanno colpito. Ripropongono elementi bizantini precedenti ed islamici presenti in Gerusalemme. La collegano a quello che è stata la costruzione dell'imperatore Costantino, della chiesa del Sepolcro. La collegano a degli ordini militari, su tutti quello equestre del Santo Sepolcro. Diciamo che la forma ottagonale ha delle, se vogliamo, reminiscenze bizantine. E probabilmente intorno al 600, se abbiamo visto che quei culti erano presenti, come in quella fonte che ho trovato prima, è probabile che questa chiesa, chi l'ha progettata, già il culto latino era molto potente, però l'idea di andare a inserire un misto tra le idee cristiane, quelle musulmane, quelle bizantine, magari sfociato in questa costruzione. Non lo sappiamo perché comunque abbiamo pochissimi documenti su questa chiesa. Qui ho azzardato, però è un qualcosa che ho trovato, cioè mi ha interessato questo convegno e quando l'ho seguito mi si è accesa subito un'idea sulla chiesa del Crocifisso, anche perché nell'elenco delle chiese ottagonali è stata dimenticata, quindi l'ho fatta inserire io con una segnalazione. Andiamo a quella che è un altro elemento importante, che è la diaspora tra San Nicolò e Santa Maria. Abbiamo visto Tusa, ma a Nicosia c'è un qualcosa che è molto più vicino a quello di San Fratello. A Nicosia è successo esattamente quello che è successo a San Fratello, però con le due chiese messe all'incontrario. Praticamente noi abbiamo San Nicolò sopra e Santa Maria era sotto, a Nicosia è successo esattamente il contrario. Questa diaspora tra le due chiese si fa risalire appunto alla presenza di bizantini e all'arrivo di persone, di popoli che erano legati più al culto romano, latino. E siccome l'epoca, intorno al 1400, la rivalità è stata abbastanza accesa e da contrasto etnico si è trasformato in qualcosa di religioso, si è persa proprio questa rivalità etnica. Però Nicosia è un po' l'emblema di quello che è successo a San Fratello, ovviamente in forma minore, perché Nicosia era già all'epoca una città maggiore rispetto a San Fratello. Ho preso questa pianta, che secondo me è molto importante,
e ho messo alcuni dati. Allora, innanzitutto la prima chiesa costruita dai Normanni è stata dedicata a Santa Maria. In tutta l'isola, nel periodo normanno, sono state dedicate 132 chiese a Santa Maria e 34 a San Nicolò, che sappiamo è più un santo di origine greco-bizantina. Nell'area nebroidea, le chiese dedicate, quindi questa percentuale che è molto alta in Sicilia, diventa del 50% nell'area nebroidea, dove sappiamo che la presenza bizantina era molto più forte rispetto a tutta l'isola. Quindi gli arabi non hanno conquistato in maniera netta il territorio. E quindi qui si vede perché a Santa Maria sono state dedicate solo 15 chiese, la metà circa a San Nicolò 7. E poi particolare perché a Ragusa, un'antica chiesa bizantina dedicata a San Nicolò, è stata ridedicata a San Giorgio. Ora, in questa carta topografica ottocentesca si vede come è suddiviso il territorio. Quello più chiaro, verdino chiaro, è quello di San Nicolò. Questo qui che si vede con un colore più scuro è quello lì di Santa Maria. La roccaforte è qui. Quindi, proprio a tagliare con San Nicolò, tutto il territorio era dedicato a Santa Maria. Qui dove si doveva trovare la chiesa dei 10.000 martiri, che poi è stata in qualche modo abbandonata, distrutta o ci hanno costruito sopra qualcos'altro, non lo sappiamo. Però la parte più vicina alla roccaforte non era bizantina, non era legata a San Nicolò, ma era legata al culto di Santa Maria. Questo almeno ci riporta questa mappa, che addirittura con i confini andava a tagliare proprio accanto alla chiesa di San Nicolò, che sarebbe questa. Altro dato importante è che ci riportano un po' le carte, è la presenza di una motta, contemporaneamente alla presenza di San Filadelfo, sul monte. Quindi nel XII secolo è un secolo importante, perché abbiamo visto che prima dei villani arabo-bizantini e poi i normanni ripopolarono il monte. Sulla roccaforte, contemporaneamente, si trovava una motta normanna, cioè una costruzione, io qui ho messo quello che è la definizione, una costruzione che in qualche modo doveva chiudere con le mura quella che era una cittadella. Ho messo proprio la foto, ecco, un po' questa è la costruzione della motta normanna, chiudeva in qualche modo quello che era la parte centrale del castello, poi c'erano delle abitazioni fra una costruzione e l'altra, e quindi questa motta in qualche modo veniva riportata da diverse carte. In questa, per esempio, San Fratello si trova. Allora, premesso che poi le carte, i luoghi sono, diciamo, un po' spostati, quindi non erano precisi, non erano perfetti, però la presenza di San Fratello e della motta è riportata veramente in tantissime carte. Quindi è un qualcosa che comunque mi ha fatto sempre pensare che è stato un errore che poi nel tempo è stato riproposto. In questo disegno molto particolare di Camillo Camilliani, probabilmente è l'unica immagine che abbiamo del castello di San Filadelfo. È un'immagine sfocata che si vede qui. In primo piano si vede il castello di Acque Dolci che si era già sviluppato con la torre che poi è stata abbattuta. E il Vasi ci dà una notizia importante. Nell'Ottocento vi erano delle cave e una era dentro il castello della Roccaforte. E la calce, frutto della pietra del castello, era di bassa qualità. Mi sono informato, che tipo di calce, che tipo di pietra produce una calce di bassa qualità? Sicuramente non era una pietra portata dal monte, quindi chi ha costruito qui il castello ha utilizzato qualcosa che si trovava qui. L'idea che potesse trovarsi in quella zona è quella di una pietra che poi alla fine non ha prodotto, ma sappiamo innanzitutto il Vasi ci ha dato una notizia importante, perché è sparito il castello, l'abbiamo distrutto noi, costruendoci una cava. Ma l'idea appunto che rispetto alle altre cave, perché il Vasi fa una distinzione, dice ci sono delle cave a San Fratello, quella più scadente è quella che si trova sul castello. Quindi doveva essere una pietra che in qualche modo non dava questa calce buona. Lui ce lo dice perché si trova nella sua famosa, praticamente nelle sue memorie, lui fa una causa contro un muratore che gli ha costruito la casa. Andiamo a vedere quelle che sono invece le tracce all'interno delle contrade e delle famiglie. E allora, questo anche qui il Vasi è stato abbastanza specifico. Ci dice la matrice greca, la matrice bizantina e quella araba. E come vedete le famiglie ci sono anche qui, ovviamente la ricerca del Vasi, perché è stato uno studioso attento e soprattutto quando scriveva qualcosa
doveva avere comunque una fonte, non era uno che scriveva tanto per scrivere. Lo abbiamo capito perché è stato tra i primi a dire che si trovava a Apollonia sul monte, quando probabilmente non aveva tutte quelle informazioni che abbiamo oggi, anche con la tecnologia. Le tracce all'interno del dialetto. Qui ringrazio ovviamente il professore Foti perché sono in un campo che non è mio, però ci sono alcune tracce all'interno del dialetto gallo-italico che richiamano una presenza araba. Quella più, diciamo, conosciuta è questa, è Jibdian, che sarebbe il callo dei piedi, che arriva da Jebel, da montagna. E mentre io ho scritto, meriterebbero uno studio più approfondito alcuni termini che io non ho trovato nel vocabolario siciliano di Salvatore Camilleri, però è ovvio che qui i linguisti, comunque chi si occupa di questo, potrebbe, penso di aver dato un po' di materiale, ecco, per andare a vedere quelli che sono questi dati. E poi nel convegno che si è tenuto a Viju il 29 maggio del 2010, il Di Pietro ci dà un'altra notizia importante. Ci dice, e qui torniamo al discorso di quella descrizione di San Fratello medievale, che nel quartiere San Nicolò, rispetto ai quartieri nuovi, che erano quelli del convento di Terra Nuova, per intenderci la parte dalla Portella verso quella che è la ex banca, il gallo italico aveva alcuni termini diversi. Nel quartiere di San Nicolò si parlava un gallo italico con alcune, diciamo, parole che facevano risalire un po' al greco rispetto a quello del convento e di Terra Nuova, cioè i quartieri nuovi. E qualcosa lui l'ha segnata, appunto, in questo. L'ipotesi etnica. Anche qui il caso del termine Zangrei. Nell'opera Gallo-Italici Messinesi di Salvatore Riolo si legge, ci potrebbe essere un collegamento con Zancle, è un'ipotesi, con la famosa città che si trova su Messina. Oppure un'ipotesi è stata riportata dal fatto che i Sanfratellani sono stati chiamati giudei, Zangrei, dovuto alla presenza di ebrei, che abbiamo visto in un recente studio di Rosalie Ricciardi e Fabio Messina. San Fratello aveva una presenza di ebrei molto, molto elevata, forse la più elevata rispetto al resto della Sicilia. Però c'è anche il caso dei turchi, cioè siamo stati chiamati turchi in riferimento non solo alla sfera linguistica, cioè che parliamo in maniera strana, ma probabilmente anche a quella etnica e religiosa, al fatto di avere una popolazione che non era, non si uniformava a quello che era il contesto siciliano. E poi andiamo alla parte più importante. Abbiamo visto, cioè, ho messo alcuni indizi su quella che probabilmente è stata la presenza arabo-bizantina a San Fratello tramite appunto le tracce linguistiche, le tracce religiose, alle fonti, ai reperti. C'è il problema del nome. Allora, partiamo dal nome che il Vasi è quasi sicuro di assegnare a San Fratello, cioè Demenna. Ora, io sono partito da quella che è la leggenda, perché la leggenda di Demenna si fa risalire al fatto che questo popolo qui, i Lacedemoni, dalla Grecia, e anche qui ho voluto in qualche modo evidenziare due passaggi importanti, il fatto che anche loro erano legati al mito di Apollo, ma nulla di nuovo perché era un mito molto diffuso. All'epoca di Apollonia si contano 17 città dedicate ad Apollo. E una però portava il nome, che è la nostra. Però si fa risalire anche a un bosco sacro di alloro. E sappiamo che Apollonia aveva un bosco sacro di alloro. Tutt'oggi, pochi giorni fa, da Troina si è sviluppata di nuovo quella famosa tradizione di andare nel bosco di alloro del dio Apollo, che era nei pressi di Apollonia, oggi il tracciato è diverso, per andare a toccare le foglie sacre del dio Apollo. E quando parliamo di Demenna, ovviamente parliamo di Demena, Demina, Demenna, vari nomi, vengono riportati in maniera diversa, ma è sempre la stessa città o territorio. E si tratta di una piccola città bizantina, citata dagli arabi, quindi non dai bizantini, ma dagli arabi. Il nome potrebbe arrivare, quindi quella era la leggenda, io diciamo sono andato più sul concreto, il nome potrebbe arrivare da Dimas, sulle coste settentrionali dell'Africa, perché quella città dell'Africa ha quel significato di Dimas di forte castello, in mezzo al quale sorge un mastio e sta a cavaliere del mare. È un qualcosa che in qualche modo ricorda molto l'attuale San Fratello.
Si tratta di un villaggio, ecco, questo l'ho voluto specificare, non era una città, non si parla di una grossa città, era un villaggio che è diventato famoso molto probabilmente perché era inaccessibile, perché non sono riusciti a conquistarlo. Sappiamo che gli arabi hanno conquistato quasi tutta la Sicilia, ma la nostra zona era per loro un territorio impervio. E quindi l'idea che il nome Val Demone possa in qualche modo nascere da una città difficile da conquistare, una città, un villaggio difficile da conquistare, non è campato in aria. Dopo il 911 si parla di territorio distretto, cioè si identifica Demenna come territorio distretto, non si fa più menzione dell'abitato. Nel 1154 il Edrisi cita una valle, quindi è molto chiaro, Demenna non esiste più, e anche perché l'opera di Edrisi è molto precisa. L'ipotesi più plausibile è che il villaggio abbia mutato nome. Dalle fonti arabe su Demenna, cosa sappiamo? Beh, innanzitutto, fino al X secolo è da annoverare fra le città marittime, però qui non bisogna, diciamo, confonderci, perché spesso loro identificavano una città marittima anche una città che si affacciava sul mare. Quindi San Marco poteva essere una città marittima. Questo arabo qui ci dice una cosa molto importante, è preciso nel descrivere la situazione dei luoghi di quelli che erano i castelli che costruivano una rete sulla costa. Lui ci dice: il castello di Tusa, la rocca di Caronia, prima di arrivare a San Marco ci parla del castello di Demena e poi si va sul castello di Naso. Ora, magari questo arabo ha sbagliato, non era il castello di Demena, ma intanto ci ha scritto che era un castello, cioè lui nel X secolo ci dice: tra Caronia e San Marco c'è un castello, poi ha sbagliato, forse non era Demena, ma c'era il castello, altrimenti sarebbe stato inutile scriverlo in questa sua opera. Nel 901 su Demena sappiamo sempre tramite gli arabi che fu assediata per 17 giorni, nel 902 era già spopolata, perché probabilmente la popolazione è scappata nelle campagne, impaurita appunto da quello che è stato l'assedio dell'anno prima. Nel 911, e qui torniamo a quella famosa coincidenza, questo arabo qui ci racconta che ha messo a ferro e fuoco il territorio di Demena. E nel 911, dico, può essere una coincidenza, perché magari nello stesso anno gli arabi saraceni sono andati a distruggere Demena e poi sono andati a distruggere anche il santuario di Santa Maria. Può essere anche una coincidenza, però è strano che nello stesso anno si fa risalire la distruzione di Santa Maria e la distruzione anche di tutto il territorio di Demena. Nel 1154 Edrisi scrive che il territorio di Demena, ci dà solo questa indicazione, iniziava dopo Caronia. Però questo qui vuol dire tutto, non vuol dire niente, perché era un territorio molto vasto. Consideriamo che, l'ho scritto nella prossima slide, ecco qui, anche a Sant'Angelo il monastero si faceva in qualche modo chiamare di Demena. Quindi fino a Sant'Angelo di Brolo c'era un territorio che comunque veniva inserito come Demena o Demenio. Stessa cosa ad Alcara. Tanti riferimenti anche nei diplomi, quello più famoso è quello di Adelasia, credo che sia il documento più antico d'Europa, mi pare di averlo letto recentemente in un sito, dimorando io in San Marco nella terra di Demena. Quindi parla già di provincia, parla già di territorio. E nel 1299 anche il castello di San Fulgenzio viene posto nella valle di Demena, questo a scanso di equivoci, perché certe volte viene riportato come i monumenti siano solo dalla parte di San Marco. No, anche qui nel 1299 ho trovato questa definizione del castello di San Filadelfia che viene posto nella valle di Demena. Allora, Demena San Fratello, questo il Vasi perché era convinto di questo? Ha trovato lui alcuni indizi. Vediamo quali sono. Innanzitutto, oltre a quelli che abbiamo già visto, una contrada di San Fratello che si chiamava Limina, ma questo c'è anche ad Alcara, per intenderci. Un quartiere storico, un torrente che si chiamavano Valle, perché il nome con cui è stato conosciuto dai Normanni era Valle di Demena, inteso come anche territorio. Poi lui fa, diciamo, mette in relazione questa coincidenza, che San Filadelfo e San Fratello comincia a comparire nelle memorie del tempo proprio quando Demena sparisce dal significato di città. E poi, in diversi documenti, è abbastanza chiaro che San Marco, Alcara e Demena sono terre vicine, ma separate, non parlano di una sovrapposizione. È probabile che comunque Demenna possa trovarsi tra San Marco e Alcara, dico, non è da escludere, però difficilmente era proprio San Marco come città, perché già ci sono dei documenti che attestano la presenza di Alunzio e poi di San Marco. La parola valle, con cui gli scrittori nell'undicesimo secolo tramandarono accoppiato il nome di Demena, ebbene i Normanni appunto significato di provincia o distretto. Forse da qui nasce anche poi l'equivoco che ha fatto perdere tracce del nome della città.
Altre ipotesi sul nome della città. Allora, nel 1082, qui andiamo un po' su un qualcosa di particolare. Nel 1082, Ruggero concede alla Chiesa torinese alcuni territori della Sicilia nord-orientale. In questo documento si parla del castello di Turian. Torniamo al discorso del castello turiano. Dovrebbe essere Alcara, però si parla anche del castello di Acaret, posti nella valle di Demina. Quindi, in questo documento sono due posti diversi. Ora, che Alcara si possa trovare, ci possa essere un ulteriore castello, questo ci può stare, però intanto ne parla come due luoghi diversi. Però l'ordine geografico in cui è inserito all'interno di questo documento non pone Turiano subito dopo Acaret, ma lo riporta dopo Troina. Cioè, riparte questa descrizione, parte da Messina. Taormina, Rometta, Milazzo, quando arriva nelle nostre zone, arriva a Militello, salta, va a Troina, poi cita Turian e poi si va dall'altra parte, su Mistretta e tutti gli altri paesi. È una situazione un po' particolare perché io tramite le regge trazzere sono andato a vedere che la regge trazzera di Militello, Alcara e San Marco era diversa da quella di San Fratello. Quindi se chi ha scritto il documento si è in qualche modo ha fatto riferimento a quelle che erano le regge trazzere, questa distinzione geografica ha un senso, perché io cito da quella regge trazzera i paesi, metto Troina e poi vado dall'altra parte, mettendo San Fratello o Turiano dalla parte occidentale rispetto a tutti gli altri paesi che sono orientali. Ovviamente è una suggestione, però è un qualcosa che in qualche modo è da annotare perché all'interno di questo documento è riportato così. In altre due bolle del 1151 e del 1198 si continua a parlare di questo Turiano, di questo castello Castelturio o Turiano, ma esiste già San Filadelfo. Questa è un'incongruenza. Perché nel 1082, se San Fratello ancora non è presente, ci sta che si chiama Castelturio o Castelturiano. Ma nel 1151 la bolla doveva essere aggiornata, come anche quella del 1198, e riportare San Fratello, San Filadelfio, dopo Troina. Però la presenza di San Filadelfio già esiste, quindi questo bisogna dirlo, è un'incongruenza. Ma c'è un altro passaggio. All'interno di questa bolla non c'è San Filadelfio. Quindi l'ipotesi potrebbe essere quella che le bolle sono state ricopiate e non hanno inserito il nome San Filadelfio, ma hanno inserito il vecchio nome, che era appunto Turiano o Castelturio. E che solo successivamente, nel secolo successivo, infatti succede proprio questo nelle bolle religiose, scompare il nome Turiano e riappare quello di San Filadelfio. Anzi, appare per la prima volta quello di San Filadelfio. Questa è una coincidenza particolare, perché già nel 1151 e nel 1198 la presenza di San Filadelfio è attestata. Origine alternativa a quella leggenda di Turio, perché voglio ricordare che la leggenda di Turio si fa risalire alla caduta di Troia, quindi al 1200-1100 a.C. Manco Apollonia esisteva, sembra un po' paradossale. Dico, ogni volta sulle leggende scopriamo sempre cose nuove, però io un'alternativa l'ho trovata. Anche qui vado un po' per le ipotesi. Sappiamo che in Calabria vi è la città di Taurianum, è un'antica città in Calabria fondata dai Greci, come sappiamo, che intorno al 590 e poi per i secoli successivi ha subito una serie di scorrerie. Alcune provenienti dal Ducato di Benevento e alcune appunto dai Saraceni. E questa, intorno tra il VII e l'VIII secolo, la città risultò gravemente danneggiata da incursioni saracene, appunto i Longobardi, e i monaci si rifugiarono a Messina e anche la popolazione, parte della popolazione, andò diciamo a seguire questi monaci, andando a fondare, proprio lo dicono in maniera esplicita, delle isole cristiane nei vari monti della Sicilia o a, diciamo, a popolare dei luoghi già comunque presenti, non lo sappiamo. È un qualcosa di strano, però i tauriani erano devoti a Sant'Antino ed esiste una contrada con questo nome ad Alcara, dove sappiamo che c'è questa presenza di questo castello detto Turiano. Poi bisogna anche dire che questi tauriani erano devoti per una leggenda, che, per un miracolo che si è verificato in quel periodo lì, anche a Santa Maria. E anche qui la presenza di Santa Maria nel nostro territorio, come quello di Alcara, dove c'è una confraternita, insomma, sono due coincidenze particolari, ma soprattutto quella di San Fantino il Vecchio, perché è un santo che nei nostri territori non ha assolutamente attecchito, tranne che ad Alcara. Probabilmente a San Fratello
o non c'è mai arrivato, quindi tutto quello che questa ipotesi viene a cadere, oppure è una contrada che poi col tempo ha mutato nome. Altri indizi storici e delle curiosità. Questo è molto importante perché qui voglio un po' in qualche modo sollecitare quello che sono gli studi archeologici. Allora, sappiamo che nel periodo greco-romano i cittadini venivano in qualche modo, risultavano in un sistema anagrafico. Ora, significa che quando per esempio mi chiamavo Carmelo da San Fratello, o se abitavo in una frazione, Carmelo da il nome della frazione. Quindi c'era proprio un'identificazione particolare. Sono stati trovati dei documenti a Calacte e a Tusa, dove vengono riportati questi personaggi qui. Un sacerdote dal nome Doroteos di Apollonios Lab. E tra i consiglieri di questa riunione, che era una riunione di sacerdoti, un certo Sosipolis di Taurion e un Ippias di Damas. Cioè praticamente in questi documenti vengono riportati due o tre nomi che lasciano un po' così. L'ipotesi portata avanti da alcuni studiosi confermerebbe un'assemblea con un elenco di sacerdoti di Apollo, che sembrerebbero provenire da centri vicini. A conferma, qui è importante perché qui entra poi il metodo scientifico applicato nelle ricerche che sono state fatte sul Monte Vecchio, due sacerdoti individuati con uno specifico demotico, che sarebbe l'albo, appunto, sono presenti in un'iscrizione trovata da Apollonio, cioè a San Fratello. Mentre Sossipolis, anche qui andiamo nelle curiosità, è presente in una pietra posta alla base del campanile della chiesa di San Nicolo di San Fratello. Ovviamente questo tipo di ritrovamento apre ipotesi a destra e a manca, quindi sul nome non era oggetto del mio studio, sul nome di San Fratello del paese prima dell'arrivo dei Normanni. Però c'è tanto materiale, c'è soprattutto tanto da scoprire, perché i dati comunque portano un po' fuori tema. Chiudo con queste due immagini perché a mio parere la nostra storia è qui sotto, quindi se non si riprendono gli scavi. Ovviamente sulla roccaforte, per quello che è successo, è molto complicato, però la roccaforte parliamo della parte più a nord, quindi non è la parte interessata dalla frana. E se non si riprende gli scavi anche sul Monte Vecchio, difficilmente potremmo coprire quel buco storico. Io ci sto provando in tutti i modi, ovviamente con i miei metodi, con il metodo scientifico applicato anche alla storia, però senza uno scavo sistematico, difficilmente avremo in mano la realtà. Grazie. Bene, grazie Carmelo perché come sempre è dettagliato e soprattutto documentato e cercare documenti per un periodo storico che è decisamente oscuro e complicato da ricostruire è molto importante. L'immagine finale che tu pubblichi mi porta a ringraziare Basilio Scaffini, col quale ci siamo visti negli scorsi giorni in assessorato a Palermo, ed è emersa la necessità di sensibilizzare chi a livello provinciale ha la responsabilità di investire anche sotto il profilo della tutela, della valorizzazione su questi luoghi che sono sia il Monte Vecchio sia la Grotta di San Teodoro, dove ricordo che sono stati trovati dei resti di vasellame di epoca greco-ellenistica. L'idea che ci è stata data anche dall'assessore regionale è quella di creare una sorta di rete tra tutti i nostri paesi, perché se noi ragioniamo nell'ottica solitaria non siamo destinati ad andare avanti. Se invece riusciamo a metterci insieme a livello di anche istituzionale, di chi gestisce i beni culturali nei paesi, teoricamente potremmo avere anche un peso specifico e tentare di coinvolgere i nostri beni culturali ad una maggiore attenzione, ad una maggiore sensibilità per quanto riguarda la ricerca. Ovviamente la ricerca scientifica sui siti archeologici ha dei costi che sono più o meno indifferenti e che hanno un valore alla pari dei costi di manutenzione. Se noi pensiamo alle condizioni del Monte Vecchio, alle condizioni della grotta, vediamo che c'è un po' di abbandono, ovviamente possiamo anche prendere in considerazione il fatto che da soli i comuni non ce la fanno e anche queste iniziative che
prendendo spunto da queste ricerche, ci consentono di avere materiale da sottoporre a chi sostiene che il nostro territorio sia un po' povero di materiali anche e di ritrovamenti storici, ecco, noi partiamo con la marcia di questo materiale che ci consente di dire: no, signori miei, non è così, perché noi abbiamo una storia da raccontare e questa storia in larga misura ancora è inesplorata. E questo stimola le cosiddette campagne di scavo, ora si chiamano i survey. Noi ad Acquedolci ne dovremmo avere uno nella prima metà di luglio col professore Sineo, che ritorna nel nostro territorio, ma ha dato anche un contributo notevole in alcuni settori della ricostruzione storico-scientifica e sotto il profilo anche della popolazione per quanto riguarda San Fratello, quindi già abbiamo delle basi scientifiche notevole. Io direi che se qualcuno vuole intervenire può alzare la mano. Abbiamo nella chat qualcosa? Carmelo, tu vedi qualcosa? Ecco, alziamo la mano, vediamo. Alzato la mano. Saverio Modica e questo è l'altro. Sì, Saverio Modica, prego. Riattiviamo il microfono, Ok, mi riuscite a sentire, vedere non Francesco. credo perché sono in macchina, c'è buio. Pronto? Si Buonasera a sente? tutti, mi Ok. sentite? Sì, prego. Riuscite a sentire? Ok, buonasera a tutti, grazie anche per questo, per il momento di questa sera. Voglio complimentarmi innanzitutto con Carmelo Emanuele e ringraziarlo per quanto ha fatto, per la sua ricerca, un lavoro veramente notevole che ha preso in considerazione tantissime fonti e che si allaccia in modo molto stretto con quanto sto portando avanti io. E quindi lo invito qui davanti a tutti a prendere un aperitivo magari insieme molto, cioè nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, così da confrontarci in modo molto approfondito sui temi che ha già trattato. E colgo l'occasione per ricordare magari a chi già mi conosce o raccontare a chi non lo sa che io mi trovo nel territorio di San Fratello come dottorando dell'Università di Palermo appunto per il survey che sto facendo nei territori comunali di San Fratello e Acque Dolci, l'obiettivo è quello di riuscire ad avere dei dati archeologici per colmare questi vuoti temporali che non ci consentono di avere una visione, una veduta unitaria della storia del nostro territorio. Quindi spero che il lavoro di Carmelo e quindi i dati che ha estrapolato, i dati che stanno venendo fuori dal survey sul campo, messi insieme, possano dare veramente un buon risultato ed restituire un'immagine del territorio di questa parte centrale di Nembro, di un'immagine che veramente dà l'idea di un territorio ricco di testimonianze e non come diceva Caiola in riferimento alle opinioni di alcuni che non ha tantissimo, e non è vero. Grazie quindi, grazie. Sì, Francesco, con piacere, sicuramente ci sarà occasione per un'altra idea. Allora, il professore Salvatore Riolo, prego, ha alzato la mano. Sì, e allora Ecco, intanto grazie. complimenti al nostro Carmelo Emanuele, è stato un bel excursus veramente. E volevo chiedere a Carmelo, come di sua consuetudine, lui ha sempre, in ogni volta, indicato tre testi chiave, diciamo, tre libri consigliati. Se dovesse consigliarne tre di questi libri a proposito di questo argomento, quale consiglierebbe? Ma sicuramente il primo è quello Apollonia, indagini sul Monte Vecchio, perché è l'unico che in qualche modo è basato su un metodo scientifico, perché appunto sono gli archeologi che hanno scavato, e infatti gran parte di quello che io ho in qualche modo relazionato si rifà a quel testo lì. E poi io ci aggiungo sicuramente il testo di Vasi, perché dico tutti i testi di Vasi. Perché il Vasi, anche in un periodo in cui non c'erano
grandi fonti, è riuscito però a creare anche lui un'idea. Ha dato proprio, e poi la bravura del Vasi è quello che lui dava la sua ipotesi, dava la sua idea, però apriva anche alle altre persone. E un terzo libro, se lo vogliamo inserire, non ne ho parlato in questa sera, in queste sere, è quello che ha fatto il dottore Bartolo Messina, che nel 2000 ha catalogato una serie di documenti storici. Quindi ci ha inserito un po' di quello che era lo scritto del Mondello, Scaglione, anche di tuo amico, ha preso proprio i passaggi chiave della storia di Acque Dolci di San Fratello e li ha messi in un piccolo volumento. Sono tre libri secondo me fondamentali. Ovviamente quello degli archeologi ha una valenza superiore a tutti gli altri. Mi dicono, qualcuno mi suggeriscono di chiudere il microfono. Dovete capire che stasera siamo un pochino accampati. Io sono salito da Acque Dolci a casa di Carmelo, dove ci sono anche le sue bimbe che ogni tanto si sentono probabilmente in sottofondo, e anche questo è bello perché ci dà una sensazione di una... Noi capiamo che c'è una collaborazione tra i nostri paesi anche da questa diretta, perché è bello lavorare insieme. Basilio, avevi alzato la mano, prego. Sì, certo. Non so se c'era già qualche altra persona prima di me, ma comunque che aveva alzato la mano. Una cosa voglio dirla, sono contento di questa ricostruzione anche perché ci fa vivere qualche migliaia di anni, diciamo, ricostruendo quella che è veramente la storia del nostro territorio, che come ormai da qualche giorno io e te ne parliamo, deve essere più, diciamo, espansiva possibile dell'intero territorio e non solo fissato nel comune Dio, nel comune dell'altro paesino vicino, e quindi cercare in qualche modo quelle che devono essere, diciamo, una rete che aiuta a conoscere tutto l'intero territorio. E stasera abbiamo visto che c'è materiale non da poco. L'unica mia preoccupazione, e questo lo chiedo a chi si occupa di politica, quindi a te principalmente, perché io non conosco gli altri, sei l'unico politico questa sera che ha un ruolo politico nella qualità di assessore del comune di Acque Dolci, quello di non fare rimanere lettera morta queste competenze e queste conoscenze. Cioè, noi dobbiamo fare in modo che chi di competenza venga ad Acque Dolci e faccia un'attività di promozione e addirittura di scavi, in questo caso, diciamo, e porti gli studiosi ad approfondire e farla diventare Montevecchio o la Tindari della nostra zona, anche per come è situata, diciamo, a quell'altezza dove si può veramente vedere mezza Sicilia, forse non dico Etna, ma quasi. Peccato che c'è Montesor, abbattiamo se è il caso, però voglio dire, noi ci troviamo in una posizione felicissima, ma è veramente proprio bella paesaggisticamente parlando, e poi intrisa di storia. Ho capito che ci sono, dico questo, lo chiedo al nostro relatore Emanuele, di andare a posizionare sulla carta possibilmente le chiese di cui lui ha parlato. Mi pare che una chiesa è proprio di fronte alla chiesa dei Tre Santi, quindi siamo in piena Apollonia. Dico, tutte queste cose possibilmente con delle campagne di scavo potrebbero essere portate alla luce e far affiorare veramente una storia molto importante per la nostra zona, ma per lo sviluppo proprio del nostro territorio, della Val Demone, che forse siamo all'interno. Una cosa che io incomincio veramente a capire è che purtroppo ad alti livelli della politica c'è uno scarso interesse. E dobbiamo assolutamente fare forza per poter fare in modo che tutte queste conoscenze e competenze che stasera ci siamo condivise in una ventina di persone debba essere poi a fruibilità e al servizio di tutti i cittadini, possibilmente anche di università straniere. Tu ti stai sforzando per fare con l'Università di Malta, stai facendo altre attività. Dico, se questo durante, diciamo, un incontro con l'Università di Malta venga fuori un'attività di questo genere, la presentazione di questa sintesi fatta questa sera, chissà se non possiamo incuriosire pure altri che magari hanno un interesse maggiore rispetto ai nostri
ai nostre forze, alle nostre, diciamo, istituzioni locali che non riescono, locali non di Acquedoccio, San Fratello, perché poco possono fare, ma diciamo dalla regione e dal presidente della regione agli assessorati e a tutte le soprintendenze che ci sono e ai parchi archeologici che si sono inventati. Dobbiamo fare uno sforzo, questo diciamo mi sento di dire, dobbiamo farlo tutti. Sì, per esempio io leggendo il libro Apollonia, e alla fine dava quasi per scontato che ci doveva essere una prosecuzione degli scavi. E quindi c'era talmente tanto materiale, tanta storia, che dicevo andiamo avanti, invece poi si è fermato tutto. Sì, e purtroppo è così. Il problema è legato anche alle risorse. Comunque ne parleremo magari a conclusione. Prima la parola al professore Foti. Pino Foti, prego. Ci siamo? Professore Foti? Forse ci sono difficoltà. Riuscite a sentirmi? Sì, prego. Grazie Enrico, intervengo solo per ringraziare Carmelo e complimentarmi per tutta questa serie di stimoli che ci ha sottoposto stasera e che meritano una nuova visione attenta e, come dire, così rallentata dalla possibilità di rivedere, no, poi questo nostro incontro sul canale YouTube. Io intervengo soltanto per dirti grazie e per riprendere le parole di qualche intervento che mi ha preceduto, concordando sul fatto che la valorizzazione di qualsiasi bene comincia dalla conoscenza. Questa è una premessa imprescindibile, se non si conosce non si valorizza. E allora solo attraverso questo tipo di approfondimento e di approccio si può andare avanti e appunto avere una conoscenza più netta, chiara, di una domanda che pone Carmelo, che è questo periodo tra virgolette buio. No, sappiamo il prima, sappiamo il periodo ellenistico, conosciamo bene quello post arrivo normanni, bene, insomma abbiamo tante notizie, poi in mezzo c'è questo buco. A questo proposito, sulle suggestioni che ci hai suggerito sulla localizzazione del toponimo De Menna, bisogna aggiungere anche Frazzanò, no? Che proprio porta il nome di Sanctus Philippus de Valle de Monum, quindi Frazzanò è in quel novero e lo stesso San Filippo di Fragalà. Le suggestioni sono estremamente interessanti, quindi grazie e complimenti, Carmelo. Grazie, prof. Sì, diciamo che quando ho iniziato questa ricerca mi sono reso conto che purtroppo i documenti poco attendibili portavano spesso fuori strada, ancora oggi così. Quindi bisogna fare sicuramente un lavoro meticoloso per andare proprio a prendere quei documenti che sono un poco più attendibili rispetto agli altri. Sicuramente il nome De Menna affascina, ma non tanto per l'importanza della città, da quello che ho capito io, ma per l'importanza storica che ha avuto questa città nella campagna prima araba e poi normanna. Oggi non saprei dire, io poi alla fine infatti ho chiuso la relazione con delle varie ipotesi, perché non abbiamo un nome effettivamente. E il vero problema è quello, cioè il nostro passato arabo-bizantino è stato cancellato rispetto a altri paesi che hanno meno indizi rispetto a noi, addirittura alcuni non hanno neanche più costruzioni, non hanno neanche più culti, fondamentalmente perché loro hanno il nome e noi non ce l'abbiamo. Quindi penso che una futura indagine dovrà essere fatta necessariamente per trovare il nome. Io ci ho sempre provato e ci proverò sempre a trovare il nome del paese, ma è molto difficile perché sai benissimo che le fonti sono veramente limitate e soprattutto c'è questo problema che sono alcune sono poco attendibili perché sono postume di diversi secoli. Quindi è difficile. Comunque ci proveremo. Sicuramente è stato anche un modo per farvi vedere quello che è stato il lavoro ventennale, a questo punto ventennale, perché ho iniziato 20 anni fa con il blog a fare questo tipo di ricerca. Vedo ancora un intervento di Salvatore Riolo. No, non ha passato la mano. Ah, ok, perfetto.
No, ricollegandomi a quello che diceva Basilio, che in un certo senso è stato testimone e artefice anche tramite dell'incontro con l'assessore regionale, nel mese di luglio noi stiamo ad Appia Dolce organizzando con l'assessorato regionale un incontro che dovrebbe, io mi auspico che arriviamo a questo traguardo, coinvolgere tutti gli assessori, quindi i miei omologhi nei comuni vicini, ai beni culturali. Perché? Perché l'idea è quella di realizzare una strategia di valorizzazione per creare una rete collaborativa. E luglio è importante perché, come vi ho accennato, ci sarà Sineo che farà la campagna di scavo alla grotta. Io spero domani in giunta e nei prossimi giorni in consiglio dovremmo approvare il previsionale ad Acque Dolci e per la prima volta abbiamo, io sono stato molto insistente, inserito una voce apposita che è dedicata alle ricerche scientifiche, alle campagne di scavo, agli studi. Perché giustamente, come diceva il professore Foti, l'aspetto dello studio, della ricerca è fondamentale. Non si può tirare di testa, né le conoscenze di Enrico Caiola o di Carmine Lillo sono allo stesso livello delle conoscenze di chi studia scientificamente una determinata materia. Quindi noi dobbiamo anche affidarci a chi, in questo caso le università, c'è una buona collaborazione ad Acque Dolci con Palermo, con Sineo, ma si sta aprendo un varco con l'Università di Malta. E questo significa che ciascuno può perseguire una linea che, messa nell'insieme, arricchisce il patrimonio delle nostre conoscenze. Carmelo, io direi che va bene, va bene. E allora vi ringrazio, salutiamo tutti i partecipanti, con il sottofondo delle bimbe di Carmelo. Ecco, è un segnale anche di ottimismo nel futuro e speriamo che soprattutto le generazioni che verranno possano fare tesoro di quello che noi e chi prima di noi ha fatto anche meglio possano, ecco, trasmettere, perché si possa progredire a delle conoscenze che ci facciano crescere. Grazie, buona serata.